Spettacolo in campo, brividi sugli spalti. Il derby paganese e casertana non ha deluso le attese. Tantissimi tifosi giunti da terra di lavoro, Falchetti primi in classifica, era normale che i propri calorosi supporters si presentassero in buon numero allo stadio Marcello Torre. La diretta su rete TV nazionale ha poi sicuramente agevolato la volontà dei sostenitori locali di presentarsi massicciamente sui gradoni dell'impianto cittadino. Insomma, una bella cornice di pubblico in momenti toccanti prima del fischio d'inizio. Uno striscione per ricordare Mimmo Ungaro, il giovane gioielliere recentemente scomparso, ma il silenzio prepartita, il minuto di raccoglimento, ha messo insieme anche la tragedia per la scomparsa in un incendio di Regina Celia, mentre ufficialmente il tutto era stato organizzato per la dipartita del suocero del portiere e capitano della Paganese Enzo Marrocco. E allora, un minuto di silenzio e il lungo applauso successivo che ha messo d'accordo tutto lo stadio ha riguardato tre persone che hanno lasciato un vuoto enorme. La partita, come dicevamo, è stata emozionante. Vantaggio casertana, pareggio di Guerri, poi espulso nel finale, quindi il bellissimo gol di Matute fino ad arrivare al pasticcio di Gragnaniello e al rigore di Caccavallo per il 2-2 conclusivo. Risultato giusto. La casertana si morde le mani perché pensava di avere la vittoria in tasca a due minuti dalla fine, ma la Paganese di Grassadonia non molla mai. E in tribuna una sorpresa per la dirigenza azzurrostellata. Gara iniziata con giungere il neo presidente della Lega Pro, che speriamo torni presto a essere chiamata Serie C, Gabriele Gravina. Il numero uno della terza serie ha parlato fitto fitto col presidente Raffaele Trapani. Quest'ultimo non ha mai nascosto di puntare su Gravina per il futuro della Lega Pro, cosa che gli ha provocato anche qualche problemino istituzionale con i lotitiani e con l'ex presidente Macalli. Forse Trapani si identifica maggiormente in Gravina, che è stato l'artefice della miracolosa ascesa del piccolo Castel di Sangro fino in Serie B. Il presidente della Paganese vede in Gravina un dirigente da seguire, insomma, da emulare, perché le favole sono sempre più belle quando si ripetono anche con protagonisti diversi.